Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha partecipato al meeting dei coordinatori regionali di Federanziani nella sede nazionale di Roma. I temi e le proposte discusse. Un'occasione per riunire pazienti e istituzioni. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin è intervenuta martedì 7 maggio al meeting dei coordinatori regionali di Federanziani nella sede nazionale di Roma per ascoltare e discutere alcune proposte della federazione al fine di migliorare il nostro servizio sanitario nazionale. I rappresentanti dei territori hanno richiesto al Ministro della Salute l'istituzione di una commissione permanente all'interno del Ministero per le politiche della terza età. Una commissione che abbia come obiettivo di proporre e concertare le iniziative, le norme, i provvedimenti economici che hanno lo scopo di tutelare la salute degli anziani. Ritengo molto utile fare questa commissione, questo gruppo di lavoro. Dobbiamo farlo sia dal punto di vista della prevenzione, per cercare di tenervi e tenerci tutti più a lungo bene, in salute al possibile, sia dal punto di vista della presa in carico e della cura, oltre al tema della non autosufficienza. Quindi abbiamo veramente delle questioni molto importanti e io credo che è veramente utile fare delle cose miste, dove le associazioni e il mondo scientifico si parlino anche a livello istituzionale, perché alcune cose che poi vengono fatte, di fatto uno dice guarda che sul territorio poi la realtà è un'altra, è diversa da quella che è scritta. Quindi la commissione cosa fatta? Inoltre il presidente di Federanziani, Roberto Messina, ha chiesto al ministro di farsi portavoce presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per agevolare la sottoscrizione di una convenzione nazionale con la SIAE, al fine di esonerare i centri anziani dal pagamento dei diritti d'autore per la musica utilizzata durante le feste da ballo. Sono tutti più felici, ci costeranno meno di salute e meno di costi di sanità. Quindi io credo che costruire una convenzione con la SIAE, solo per la parte della musica registrata, quindi CD, non sarà un grande costo per la nazione, ma credo che sarà un grande beneficio per i nostri cittadini. Secondo Federanziani, il ballo rappresenta per i centri sociali per la terza età un momento ludico e ricreativo, ma anche un modo per svolgere attività fisica mantenendosi in forma, con benefici per la salute e per il bilancio del Servizio Sanitario Nazionale. I centri anziani è vero che sono luoghi aperti al pubblico, ma sono anche come se stesse a casa propria. Insomma, io metto a casa il CD, ballo con i miei amici, faccio ginnastica a casa, è un momento di socializzazione comunitario che non ha scopo di lucro e quindi su questo adesso io ho fatto preparare dal mio capo dell'ufficio legislativo una nota da mandare al MEF proprio per cominciare a fare un ragionamento serio, perché veramente risparmiamo 50 centesimi ma ne guadagniamo tantissimi euro nella salute delle persone, e considerando il fatto che tutti sappiamo che sono diminuite anche le sovvenzioni da parte dei comuni ai centri anziani, perché purtroppo non ci sono più soldi, dobbiamo cercare almeno di darci una mano a vicenda. L'aumento dell'età media della popolazione e le tradizioni agricole, un rapporto della Coldiretti nella regione Marche. La continua crescita dell'aspettativa di vita e l'incremento della popolazione anziana pongono nuove sfide a tutti i settori della società, anche all'agricoltura. Di questo si è occupato un recente convegno promosso dalla Coldiretti di Fermo, nelle Marche. Secondo un'analisi sui dati 2013 dell'Istat relativi alla provincia di Fermo, gli over 90 sono passati nel giro di 10 anni da 1513 a 2104, un incremento del 39%. Sono addirittura più che quadruplicati gli ultracentenari, passati dai 49 di oggi rispetto ai 12 del 2003, un fenomeno nel quale è determinante l'alimentazione. Secondo una ricerca della Regione e dell'Università Politecnica delle Marche, 9 marchigiani su 10 consumano carne, verdura e frutta di produzione propria o comunque di produzione e o coltivazione diretta, un dato altissimo in confronto alla media nazionale, che è del 36%. Ora occorre accompagnare questa salutare abitudine con la messa in campo di servizi a favore della terza età, valorizzando il ruolo degli anziani. E in questo l'agricoltura può recitare un ruolo da protagonista con una nuova stagione di progetti per la persona.
Alcune aziende agricole hanno già avviato iniziative per valorizzare le esperienze degli over 65 e si attendono i risultati del bando lanciato dalla Regione Marche sulle agri-residenze per favorire la creazione di iniziative di incontro, formazione e scambio attivo tra le generazioni, per promuovere percorsi di sostegno al benessere fisico in un ambiente naturale, attivare laboratori per la mente, finalizzati al mantenimento delle capacità cognitive, costituire una rete stabile tra i partecipanti, favorendo le occasioni di socializzazione. La proposta di un tetto condiviso per risolvere l'emergenza abitativa nel comune di Mirano, in provincia di Venezia. Il progetto permetterebbe ad anziani soli con grandi case, in gran parte inutilizzate, di offrire parte della loro abitazione, magari un piano, a chi ne ha bisogno, con prezzi più bassi. La depressione nelle persone anziane. Le cause vanno dalla disabilità al dolore cronico. Tra le cause, quelle che riconosciamo sono soprattutto la disabilità, cioè la difficoltà a compiere quelle che sono più frequentemente le funzioni della, come dire, di una vita comune. Sono le condizioni legate al dolore, a delle difficoltà di movimento. E insieme a questo si associano una serie di patologie che vanno da quelle forme più croniche, dalle reumatiche alle cardiologiche, alle oncologiche e così via. A questo poi vanno riconosciute anche quelle condizioni che hanno già visto la persona in precedenza soffrire di disturbi d'ansia o di depressione, che nella fase più avanzata dell'età nuovamente può recidivare. Oltre a questo vanno riconosciuti quelli che sono i disturbi del sonno comuni in questa fascia d'età e quelle che sono poi quella serie di perdite di conoscenze, di amici, di lavoro, allontanamento dei figli che impoveriscono la vita sociale e relazionale della persona. Le vie del dolore sono le stesse vie nervose spesso della depressione. Significa che la persona in piena condizione di sofferenza vede il suo orizzonte come un orizzonte non solo vicino, ma lo vede come un orizzonte vissuto con grande sofferenza e soprattutto che fiacca, perché il dolore impedisce il sonno, impedisce quella possibilità di rilassamento, di recupero di forze. Il dolore allontana dagli altri, spinge la persona a sentirsi più solo, lo fa sentire anche più sofferente e irritato con l'esistenza e con chi gli è attorno. Grazie per averci seguito. Buona serata.